Ciao amici di Facebook, eccoci qua per un'altra diretta cinefila cinematografica. Un attimo che aggiusto le luci, che se no mi acceco. E vedo che siete sempre in tanti a tarda notte, anche perché non si sa mai che cazzo fare. E io sono qui, come sempre, a consigliarvi un film per i prossimi giorni. Nuovamente, magari un film un po' divertente, visto che di robe depressive intorno a noi ce ne sono già abbastanza, e soprattutto faccio un appello a chi mi sta seguendo, che magari è un po' più sgamato di me con le dirette Facebook. Mi sarebbe piaciuto scaricare questi video e renderli poi pubblici su YouTube, visto che qui il mio profilo Facebook, diciamo, per scelta è riservato agli amici, però non riesco a scaricarli, non capisco perché. Comunque proverò ancora, ma se qualcuno nei commenti mi vuole dare una dritta per scaricare queste video dirette di Facebook che rimangono archiviate sul mio profilo, vi sarò grato. Intanto salutiamo i primi che si collegano. Anna Maria, ciao. Niente, passo subito al film di cui vi volevo parlare stasera. Un film a cui tengo molto. Questi sono appunto i miei film del cuore, quelli che vi presento in queste serate qua. Questa sera vi voglio parlare veramente di un capolavoro assoluto della comicità, probabilmente il film comico preferito in assoluto, anche se oddio, in assoluto non si può mai dire. Io sono sempre molto, molto poco propenso a dire c'è quel film, un unico film che mi piace, però questo è veramente uno dei migliori ed è Hollywood Party in originale The Party, un film di Blake Edwards del 1968 con Peter Sellers, che forse qualcuno di voi avrà visto, ma magari molti di voi no. Hollywood Party molti lo conoscono solo per essere il nome di una famosa trasmissione radiofonica della Rai, ma la trasmissione prendeva appunto il nome da questo film, che poi in inglese è semplicemente The Party. Blake Edwards, come forse molti di voi sanno, è un regista già al tempo di The Party, famoso per aver fatto La Pantera Rosa, ad esempio, che è uno dei suoi film più noti al grande pubblico, ma che poi ha avuto una carriera che ha continuato anche negli anni 70-80 con film, commedie e comici sempre molto interessanti, come ad esempio mi viene in mente Victor Victoria con Julie Andrews, o Ten con Dudley Moore e la mai dimenticata Bo Derek. E, insomma, comunque, in questo momento parliamo di Hollywood Party e del perché è un film che va assolutamente visto. E in particolare va visto in questo periodo. C'è una battuta nel film che Peter Sellers fa con la sua voce da indiano, da finto indiano, che è questa cosa fa molto ridere. Non c'è niente come ridere, non c'è niente come ridere proprio in questo periodo, come antidoto all'ansia da contagio, no? E che cosa succede in questo film Hollywood Party? Succede che c'è. Oltretutto apro una breve parentesi, che come sapete se mi seguite mi piace moltissimo aprire parentesi. Oggi come oggi, un film come Hollywood Party, che è uscito nel 1968, quindi un anno di grande, grande cambiamento culturale, non sarebbe probabilmente possibile, o meglio, sarebbe molto, molto criticato per un fatto. Un attore bianco come Peter Sellers che interpreta un personaggio indiano, questo cosiddetto fenomeno di whitewashing, cioè di mettere un attore bianco a fare un ruolo di un non bianco, come ad esempio in Colazione da Tiffany, Mickey Rooney che fa il cinese o il giapponese, non ricordo più, forse il giapponese. Ecco, comunque oggi si tende a prendere attori di quella nazionalità per il ruolo, però è indubbio veramente che Peter Sellers nel ruolo di Hrundiv Bakshi, che è il suo personaggio nel film indiano, è assolutamente esilarante. Cioè è chiaro, per carità, si è pittato la faccia di scuro, però diciamo che c'è un filo proprio che unisce lui e Apu dei Simpson.
ma nello stesso tempo un fil rouge che unisce, per esempio, lui, il suo personaggio, a Mr. Bean. Mr. Bean prende tutto praticamente dal personaggio di Bakshi in Hollywood Party, per quanto riguarda in particolare come si dice in italiano, il fatto di essere totalmente maldestro, diciamo, no? Allora, cosa succede in Hollywood Party? Succede che questo Hrundiv Bakshi, che è un attoruccolo di origine indiana, fa la comparsa in un film sulle guerre dell'impero britannico in India e praticamente fa una cazzata dietro l'altra perché praticamente gli sparano, ma lui ci mette 3 ore a morire, probabilmente perché vuole restare in scena, poi riesce a far esplodere tutta una roba, un set che non doveva esplodere in quel momento, insomma lo cacciano, gli urlano dietro e poi per sbaglio lo invitano a una festa hollywoodiana perché il produttore scrive il suo nome praticamente su una lista di non desiderati, ma in realtà il nome lo scrive su una lista di invitati a una festa. E da lì in poi il delirio. Per farvi capire di che cosa stiamo parlando, come facciamo sempre, ciao Silvia, ciao Paolo, ciao Giuseppe, vi faccio vedere il trailer del film, perché questo vi dà forse meglio l'idea. E poi discutiamo alcune scene. Allora. Eccolo che fa la posizione yoga del leone, fantastico, vabbè. Ciao Isa, ciao Silvia, eccolo con la carta igienica, con il pollo arrosto, con il caminetto. Con la replica del bambino pisciante di Bruxelles. Ecco, questi che si fumano il cannone dietro la porta. Il cameriere fantastico, dopo parliamo anche del cameriere. I balli tipicamente anni 60. Ecco, da qui forse non si riesce tanto a capire quanto veramente divertente il film, perché sembra una sequenza di cadute, però a un certo punto entra in scena un elefante. Ecco, avete sentito parlare di questi party di Hollywood e adesso Peter Sellers vi invita a uno di questi. La schiuma, va molto. Andava già di moda allora il party nella schiuma. Ecco. Allora, avete visto il trailer? Il trailer sembra un po' una sequenza di spettacolari cadute in una piscina, però. Che cosa succede? Quando Bakshi arriva a questo party, comincia a combinarne una dietro l'altra, tipo che, non lo so, pesta una. Ciao Luciano, pesta una. Scusate, non una cacca, ma comunque immerge la scarpa nel fango e siccome la casa è tutta immacolata, no? Come avete visto nel trailer, deve trovare il modo di pulirsi la scarpa e già lì risultati esilaranti. Poi che ne so, va in bagno, intasa il cesso, devasta 1.000 rotoli di carta igienica, tocca tutti i quadri dei comandi, apre e chiude caminetti, elementi semoventi dell'architettura della villa e poi naturalmente la famosissima scena con il pappagallo a cui lui dà da mangiare dicendogli in continuazione Birdie Niam Niam, Birdie Niam Niam, con questo accento indiano. La cosa pazzesca di Hollywood Party è che è veramente un film sperimentale, cioè i critici americani l'hanno veramente definito uno dei film più sperimentali della storia del cinema. Perché questo? Blake Edwards disse
anni dopo la realizzazione del film, che la sceneggiatura di The Party era di sole 63 pagine, tutto il resto è improvvisazione di Peter Sellers, che è un grandissimo comico, un grandissimo attore dotato di una capacità di improvvisazione incredibile. Come giustamente dice Silvia, è il top degli imbranati in questo film, ma questa imbranatezza, se questa parola si può dire, la prende già dal personaggio dell'ispettore Clouseau, che aveva interpretato proprio con Blake Edwards qualche tempo prima. Ciao anche a Piero. E la porta in questo personaggio di Bakshi. Che cosa fa quindi oltre a fare casino? Partecipa alla festa, socializza con gli altri invitati, ma nel frattempo viene notato dal produttore che dice: ma questo è l'attore che io ho cercato di distruggere la carriera, perché a questa festa? E quindi c'è anche, diciamo, la sottotrama un po' l'Oscar, no? Dopodiché c'è una cena, la scena della cena è fantastica, si vede anche nel trailer quando Bakshi cerca di tagliare il pollo arrosto va a finire sulla testa di uno degli invitati che non si accorge di niente perché sono tutti molto impegnati a parlarsi addosso, ma è un parlarsi addosso che non significa nulla, cioè i dialoghi del film non significano nulla, è tutto nell'azione, è tutta un'azione che costantemente cita il cinema comico americano internazionale a partire da Buster Keaton, a partire da Buster Keaton e Errol Lloyd, fino ad arrivare a Jerry Lewis, alle routine, alle gag visive e fisiche della comicità di Jerry Lewis, che era di poco precedente al 1968, se non contemporanea. Un'altra cosa che si nota moltissimo in Hollywood Party è che Blake Edwards ha preso di peso alcune soluzioni visive direttamente dai film di Jacques Tati. Ne parleremo magari in qualche altra diretta perché Tati è sinceramente un altro dei miei registi preferiti al mondo. Tati è un grande regista di film comici francesi, Le vacanze di Monsieur Hulot, Mio zio, Playtime, in particolare Hollywood Party prende moltissimo dalle soluzioni di comicità architettonica, se vogliamo dire, di Mio zio e di Playtime, cioè la ribellione degli oggetti. Ciao anche a Katia. La ribellione degli oggetti, cioè Peter Sellers, interagisce con degli oggetti che non fanno mai quello che dovrebbero fare, o comunque se tocca dei bottoni succede un delirio. Ci sono parti della casa, pavimenti che si spostano, rivelano delle piscine, avete visto nel trailer gente che si tuffa, gente che cade. Insomma, a un certo punto in modo molto anarchico, perché questo è veramente un film anarchico, forse il film più anarchico che possiate guardare. Arriva anche la figlia del produttore, la figlia del padrone di casa, con un elefante tutto dipinto di slogan hippie perché è il 1968 e quindi questo andava nel periodo. E Bakshi, da buon indiano, si offende un pochettino e dice: ma no, l'elefante per noi è un animale sacro, pulitelo, lavatelo. Quindi l'elefante viene portato nella piscina, lavato col sapone e con le pompe, il sapone crea la schiuma e come avete visto nel trailer diventa tutta la festa un delirio di schiuma, incredibile. E dicevo prima, una sceneggiatura di 63 pagine, voi dovete immaginarvi, allora, se la durata media di un film è un'ora e mezza, un'ora e 45, 2 ore. Allora, voi dovete pensare che una pagina di sceneggiatura equivale a un minuto di film, questo nella sceneggiatura classica hollywoodiana. Quindi, se ipotizziamo un film di 2 ore, per esempio Hollywood Party è un film dura, fatemi vedere sul DVD, 1 ora e 35 minuti. Vuol dire 90. Sì, 95 minuti, quindi dovrebbe essere una sceneggiatura di 95 pagine. Questo secondo il canone hollywoodiano. Se la sceneggiatura è di 63 pagine, vuol dire che tutto
tutto il resto del minutaggio è totalmente improvvisato, lo dicevamo prima. Una scena come quella della toilette, che forse è una delle più belle del film, in cui praticamente lui deve andare in bagno. Allora, prima di trovare il bagno già ci mette mezz'ora perché apre 1000 porte e dentro ogni porta c'è qualche scena assolutamente surreale o demenziale, se hai visto qualcosa anche nel trailer. Dopodiché, ciao Gaia, quando arriva effettivamente nel bagno, adesso non ricordo esattamente perché, perché no, io stesso non lo vedo da un paio d'anni questo film, anche se tendo a riguardarlo più e più volte perché è veramente un feel good movie, come si suol dire. Quando arriva in bagno, gli cade nel cesso un quadro e praticamente per asciugare il quadro dall'acqua del cesso, lui comincia a tirare via carta igienica su carta igienica nel tentativo di asciugare il quadro, e da un quadro figurativo lo fa diventare totalmente un quadro astratto, no? Il che può anche andar bene, visto che tutto il resto dell'arredamento della casa è assolutamente modernista, non so, razionalista, e certo, i bifocali per leggere, giusto, e questo è anche vero. Ecco, Paolo mi ha interrotto, però quello che volevo dire, ecco, abbiamo parlato dell'influenza di Jacques Tati su Hollywood Party di Blake Edwards, ma c'è un'altra influenza, più nascosta, che però molti critici hanno notato, e che è l'influenza di Michelangelo Antonioni, stranamente un regista italiano che non è assolutamente dedito alla commedia, però quei film che magari vedremo in qualche altra diretta, come soprattutto per esempio La notte e l'eclisse, con Alain Delon e Monica Vitti, o La notte con Mastroianni, Jean Moreau e Monica Vitti, sempre presentano una società alto borghese che vive in case. Antonioni ha sempre dato moltissima importanza all'architettura e al ruolo visivo dell'architettura nei suoi film. Vive in case che sono molto simili a questa villa di Hollywood Party, che è veramente un personaggio principale di questo film. Oltre a Peter Sellers, se vogliamo dire, la villa è l'antagonista del film, perché ha tutta una serie di trappole, di cose che Peter Sellers attiva premendo bottoni o facendo cose. È veramente un personaggio a tutti gli effetti, così come si suol dire, per esempio, nei film dell'orrore, la casa stregata è un vero e proprio personaggio del film. Beh, in questo film comico, la villa di Hollywood Party è un vero e proprio personaggio, senza dimenticare altri comprimari, come ad esempio il cameriere ubriaco che tantissime volte ruba quasi la scena a Peter Sellers, per quanto è bravo, insomma, nel recitare il cameriere ubriaco, ecco. Poi che altro dire sulla trama? Niente, la trama è molto esile. Dopo aver combinato 1000 casini ed essersi più o meno innamorato a colpo di fulmine di una giovane cantante francese, alla fine, all'alba, tutti se ne vanno da questa festa e Rundiv Bakshi dà un passaggio alla cantante francese nella sua macchina. Ma tanto ho quasi finito. Buonanotte. Sì, salvo tutto. E niente, la porta in macchina, le dà un passaggio a casa e le dice se vogliono rivedersi. Sì, si vogliono rivedere. È nato un amore e finisce il film. Quindi non vi ho spoilerato niente perché è veramente un film che non ha neanche più di tanto una storia. È solo una goduria vera per gli occhi e sarà una goduria per i vostri occhi se lo guardate in questi giorni in cui state a casa e non avete niente da fare. Lo potete trovare sicuramente se lo cercate con i torrent. Adesso non ho idea, in questo momento non mi sono preparato prima, ma la prossima volta lo farò. Se per caso è su Netflix o su Amazon Prime o su qualche altra piattaforma legale, se no sapete meglio di me che questi film un po' vecchiotti si trovano più o meno dappertutto. E per questa sera vi saluto, ribadisco ancora quello che ho detto all'inizio, se qualcuno ha capito come fare a scaricarsi queste dirette da Facebook me lo dica, perché io ho visto un tasto scarica video, lo clicco, va in loop e mi dice errore di connessione costantemente. Buonanotte e vi auguro una buona seconda settimana di quarantena obbligatoria. Ciao.